Eccoci qua, belli siete ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane Balloon. Buon venerdì a tutti quanti, buon inizio fine settimana, se andate al mare, insomma buon weekend di piscina se rimarrete qua in città, insomma buon tutto quello che farete. Dedichiamoci 10 minuti insieme, cerchiamo di dire qualcosa un po' più di concreto. Mi viene da ridere ragazzi perché ieri non ci siamo visti, no? Ma l'altro ieri avevo fatto un video, se vi ricordate, sul possibile arrivo di Ricky Massara al Napoli, no? Sembrava, le indiscrezioni davano Ricky Massara in pole come nuovo DS del Napoli, Aurelio De Laurentiis ci aveva un po' giocato sulla situazione, insomma tutto quanto portava a quel nome lì. Io ci ho fatto subito un video perché insomma ero molto euforico, secondo me poteva veramente far bene, poteva essere un uomo giusto in quella situazione lì, perciò ero contento e ci ho fatto subito, mi sono fatto un po' prendere subito la mano e ci ho fatto un video. Ecco, la sera Aurelio De Laurentiis ha smontato tutto quanto e ha praticamente annunciato il nuovo DS che non è Ricky Massara, ha fatto una figuraccia. Vabbè, ragazzi, succede. Io non ho fonti, insomma, non ho notizie. Leggo e insomma, quello portavo. Mi sono fatto un pochettino prendere. Dai, vabbè, poco male, ragazzi. Facciamo un po' il punto della situazione di calciomercato, del Milan, dell'Inter, insomma, di un po' di telenovele che non è che mi stiano facendo impazzire più di tanto. Qualcuno che va via, non c'è lo ma quasi certa, però insomma rimaniamo abbottonate dalle esperienze fatte l'altro ieri, perciò dai, dedichiamoci 10 minuti insieme. Prima di cominciare però vi invito subito ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, è gratuito e non costa nulla, iscrizione al canale, attivazione della campanella se vi va, così vi avverto ogni qualvolta io pubblico un video, mettete un bel like, me ne state mettendo veramente tanti, continuate, 2, 3, 4 mila like come chiedono in tanti, e soprattutto ragazzi commentate in tanti, commentate sotto i commenti giustamente, perché mi piace interagire con voi, voi dite la vostra, io vi rispondo quando posso, però li leggo veramente tutti, perciò grazie di cuore perché veramente mi scrivete in tanti e questa cosa mi piace. Dai, partiamo. Prima fatemi dire un'ultima cosa: scaricate l'app di OneFootball, mi raccomando ragazzi, è un'app gratuita che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, highlights di partite, tutto sul calciomercato che in sto periodo è tanta roba, indiscrezioni, statistiche, pronostici, formazioni in tempo reale, veramente potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore, perciò se volete sapere qualsiasi cosa della vostra squadra del cuore, la personalizzata, vi arriva la notifica, veramente non dovete far altro che correre sotto il link in descrizione, scaricarla o tramite il QR code, perché veramente è gratuito ed è tanta roba. Dai ragazzi, vi aspettiamo in molte anche sull'app di OneFootball. Allora ragazzi, da dove iniziamo? Iniziamo subito da questa da questa cessione quasi fatta dell'Inter di Onana. Insomma, secondo me a livello gestionale, a livello di club, fa una grande operazione, non so, l'Inter prende questo portiere a zero e dopo un anno lo riesce a vendere a 55 milioni bonus compresi, insomma. È un'operazione veramente da 10 lode, no? La richiesta era 60, alla fine chiudono a 55 compresi bonus, perciò è un'operazione a livello gestionale veramente da 10 lode, no? Con quei soldini lui adesso l'Inter cercherà di riportare a casa a titolo definitivo Lukaku, prenderà un paio di portieri, sicuramente non del livello di Onana, però ragazzi, poi quello sarà il campo a dirlo, perché anche Onana quando l'anno scorso arrivò in Italia non è che eravamo convinti di trovarci quel portiere che poi si è rivelato, no? Tale, un po' come anche Maignan l'anno prima, no? Insomma, preso a pochi soldi e poi si è rivelato veramente un fenomeno, perciò vedremo che portiere prenderà l'Inter. A livello gestionale nulla da dire, secondo me qualcosina ci perde, nel senso che Onana, insomma, l'anno scorso l'Inter ha iniziato il campionato con Handanovic in porta, e non me ne voglia Handanovic, che è stato un grande portiere, ha fatto 10-11 anni all'Inter, pazzeschi. Io da milanista lo dico perché veramente mi ha fatto veramente arrabbiare in tanti derby, perché prendeva di tutto, però insomma negli ultimi anni un po' così e così, e l'anno scorso all'inizio aveva fatto più di qualche papera, perciò
Poi diciamo, l'Inter ha svoltato proprio quando c'è stato il cambio di portiere, di titolarità, perciò secondo me ha dato molto all'Inter, a livello di personalità, di come iniziare, di come impostare il gioco, l'azione dal basso, insomma a livello di piedi. Poi non tanto nelle parate, che è forte anche lì, però proprio a livello di personalità e di come tratta la palla e tanta roba. Perciò secondo me qualcosina perde, poi vedremo come saranno gli altri, però qualcosina perde. Detto questo, insomma, sembra quasi certo, quasi fatto, e non abbiamo l'ufficialità e ci teniamo abbastanza con un profilo abbastanza basso, però possiamo dire che insomma l'operazione si farà, ecco, e da quel punto di vista qualcosina perde. Vedremo, vedremo. Arriviamo al Milan. Il Milan c'è una telenovela che non mi convince, ragazzi, perché questo Reinders che continua, lui no, il giocatore no, perché ha dichiarato di voler venire al Milan, di voler lasciare il dentifricio, la squadra dentifricio lì, la Z, con tutto il rispetto, è una battuta. Perciò il giocatore no, però insomma la Z mi sembra che stia tirando un po' troppo la corda e mi ricorda un pochettino, come si dice, l'anno scorso, no? Quando il Milan andò su CDK, e mi ricorda un pochettino il Bruges, ecco, il Bruges non mi viene in mente la squadra, insomma, ha tirato la corda, poi alla fine ha ottenuto quello che voleva, non ha trattato neanche un centesimo, 35 aveva chiesto e 35 gli sono stati dati, però non ha portato fortuna quell'operazione lì. Ecco, io vorrei che il Milan non ripetesse appunto lo stesso errore, no? Insomma, ho criticato il Milan quando ha esagerato nel stare basso col prezzo, però loro ne richiedono 25, oggi il Milan è arrivato a 19 più 4 di bonus, non vedo il perché non chiudere un'operazione. Stanno ancora tirando, giustamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino, però secondo me se poi hai un giocatore che vuole andare via e tu hai deciso, hai fissato un prezzo, poi comunque devi cercare di trattare, poi giustamente ognuno fa il suo, ma ecco, a livello di immagine non è che ne esce benissimo, ecco. Se poi il Milan dovesse continuare a voler trattare questo giocatore, arrivare a quello che chiedono loro, ecco, speriamo che poi vada meglio di come è andata l'anno scorso con CDK, che insomma non è andata bene. Poi oggi si sentono notizie che dalla Premier ci sono due o tre squadre, addirittura tre squadre che vorrebbero un giocatore. Madonna, io non pensavo manco esistesse una squadra. Figuriamoci due o tre, ma ci credo poco. Poi vediamo se sono solo voci messe giusto per o se sarà vero. Però no, sarebbe tanta roba. Anche fare una piccola minusvalenza, però veramente ti tiri via un giocatore che secondo me non è adatto al campionato italiano. Non è assolutissimamente adatto al campionato italiano. Invece è adatto al campionato italiano e lo ha dimostrato, perché gioca in Italia già da qualche anno, è un ritorno di fiamma. Un ritorno di fiamma è Samardzic dell'Udinese. Il Milan sembrerebbe essere tornato un po' sul giocatore. Ecco, quello non mi dispiacerebbe. Io mollerei un po' Reinders se continua ad allungarsi sempre di più quest'operazione, mi butterei su Samardzic perché insomma in un centrocampo da ricostruire nuovo, perché hai perso Tonali, perché non avrai Bennacer fino a gennaio-febbraio dell'anno prossimo, insomma hai perso poi Bakayoko e Vranci, però quelli vabbè sostanzialmente non li avevi neanche l'anno scorso, però comunque numericamente non li hai più. Io mi butterei su un centrocampista che conosce già il campionato italiano, e Samardzic ci ha fatto molto bene all'Udinese. Ragazzi, non stiamo parlando di Rijkaard, però è un giocatore che il campionato italiano lo conosce, che sa che cosa. Sai, prendendo un giocatore così, sai, vai un po' sul sicuro, ecco, diciamo così, vai, sei un po' più tranquillo, perché insomma, rendersi molto forte, sì, ma come si potrà comportare nel campionato italiano, bene, male, insomma, non è scontato che faccia bene. Perciò io direi che a livello di come si dice, di esperienza, io Samardzic ce lo vedo meglio. Poi secondo me è anche un buon giocatore, perciò poi la bottega udinese è vero che è cara, però non è non penso che poi vada oltre i 20, 22, 23 milioni per un giocatore del genere. Adesso non so di preciso quanto vuole l'Udinese, se è in vendita, però non penso che
superi appunto. Adesso non so quanto prende di stipendio, perché poi il Milan è molto attento anche a quelle dinamiche lì, no? Insomma, stipendi, quanto potergli dare, il decreto crescita, tutte queste cose qui. Magari lui non ce l'avrà, non ce l'ha il decreto crescita perché già gioca in Italia, però non penso abbia uno stipendio altissimo se gioca nell'Udinese. Ecco, io opterei per quell'opzione lì perché secondo me è un giocatore d'esperienza, un po' più navigato in Italia ci vuole in un centrocampo nuovo, perché poi mettere tutti i giocatori che non si conoscono e che nessuno conosce il campionato italiano, a parte Krunic e Pobega che li hai già in squadra, però insomma io non penso che il Milan punti a Krunic e Pobega come titolari del centrocampo, no? Centrocampo deve essere un centrocampo, poi Krunic e Pobega possono essere delle ottime alternative da far girare, però non penso che la titolarità sia, perché se no ragazzi diventa un po' difficile, diventa un po' difficile, va bene arrivare qua, va bene che il presidente Scaroni ha detto che l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, però insomma, Pobega e Krunic come titolare mi sembra esagerato. Sono delle ottime alternative e insomma, tu devi ricostruire un centrocampo, trovare la titolarità. Se ne metti tre, tutte e tre nuovi che non hanno mai giocato in Italia, insomma, secondo me è un po' più difficile assemblarle insieme. Io metterei uno un po' più navigato in Italia e Samardzic è un buon giocatore. Questo è il mio pensiero. Poi, ragazzi, non è che ho la verità in tasca. Io spero che il Milan si tuffi appunto sul giocatore, no? Che non si apra un'altra asta o un altro derby di mercato come è stato all'inizio, perché poi lo aveva già trattato, poi l'ha trattato anche l'Inter, poi hanno virato tutti e due su Frattesi. Questo è quello che ci hanno detto, e poi secondo me non è così, però insomma, speriamo che se il Milan decide di rituffarsi su Samardzic, vada lì, gli dai i soldi e lo prende senza fare troppe moine, se no si tira alla lunga troppo la situazione. Dai ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo domani, se non ci sono news, vi abbraccio di cuore a tutti quanti, mi raccomando, fate un buon weekend, ditemi la vostra, scrivetemi nei commenti, ci vediamo domani e come dico sempre io, bye bye!